La Chacona è una danza dell'America centrale che arriva in Europa attraverso le navi dei colonizzatori spagnoli e dalla Spagna poi dilaga in tutte le città europee. Quando Bach la incontra è il 1720, lui è un uomo di 35 anni che sta scrivendo le sue partite e sonate per violino solo. E la Chacona è il movimento conclusivo della sua seconda partita per violino solo, la partita in re minore. Quello che Bach non poteva immaginare è che cosa sarebbe diventata la sua Chacona. Oggi sono passati quasi 300 anni e ancora ci stupisce. Ci stupisce la sua capacità di trasformare un piccolo motivo del basso, in una serie di variazioni fantasmagoriche, infinite, potenti come una grande costruzione architettonica, come una cattedrale, e insieme che hanno una tenerezza, una dolcezza quasi alle volte sussurrata. Thank you.
Maria Rosaria Convertino ha scelto il suo strumento, il Bajan, ed è uno strumento che dentro di sé può avere tutti quei colori, tutte quelle intensità, tutte quelle variazioni dal piano al forte al fortissimo che Bach immaginava e ha scritto per il suo violino. Ma ci sono altri due motivi di fascino forte nell'interpretazione di Saria Convertino. Da un lato la popolarità dello strumento, come se la fisarmonica, in questo caso il Bajan, riportassero la cicogna in una dimensione, non dico folclorica, ma popolare, possibile a tutti, una contemplazione e un dialogo di Bach con la divinità, però attraverso il Bajan, preso con un'immediatezza e una semplicità quasi popolare. Perché il secondo motivo di fascino è la fisicità di questo strumento. Ci sono dei momenti in cui gli interpreti dello strumento, Maria Rosaria e Bajan, non sono più distinguibili. Sono una cosa sola, lo strumento aderisce al corpo di Maria Rosaria e il corpo di Maria Rosaria sembra volere inglobare dentro di sé, abbracciare lo strumento. È un qualcosa che ricorda come la musica abbia anche un aspetto fisico, di intensità fisica che poi misteriosamente si traduce in intensità emotiva.
Maria Rosaria Convertino ha scelto come set per questo video dedicato alla Ciaccona della partita in re minore di Bach una chiesa di Roma, la chiesa di Santa Maria dell'Anima, che è una chiesa legata alla cultura tedesca, quindi con un omaggio indiretto al luogo d'origine della Ciaccona di Bach. Ha creato una serie di variazioni per esaltare la duttilità dello strumento che suona e restituisce l'assoluta modernità e contemporaneità della Ciaccona e anche, forse realizzando un segreto desiderio di Bach, la sua semplice immediatezza.